Ciao ragazzi, visto che il video del dado vi è piaciuto tantissimo, abbiamo pensato oggi di registrare una nuova versione. Noi l'abbiamo fatta ai funghi, molto molto profumata e ha un procedimento semplicissimo. Questa volta verrà conservato in congelatore. Vediamo subito quindi come l'abbiamo preparato. Per prima cosa quindi andiamo a cuocere le nostre verdure nella vaporiera. Noi come sempre utilizziamo quella per il microonde, vi lasciamo sotto nella descrizione il link per acquistarla su Amazon se vi interessa. Andiamo a mettere quindi la zucca, le carote che vado a tagliare a pezzettoni e andiamo a mettere anche il cipollotto. Io come vedete metto anche il gambo, la parte verde, perché è molto saporita, mi piace davvero tanto, non la tolgo mai. Se non avete la vaporiera poi potete mettere tutte le verdure con un pochino di acqua in un padellino, in una pentolina e stufarle sul gas. Aggiungiamo quindi l'acqua, chiudiamo e possiamo cuocere. Qui abbiamo i nostri funghi secchi, in particolare abbiamo messo dei finferli e dei porcini, questi li abbiamo presi su Frutta Web. Se vi piacciono i funghi fateci un salto perché ha una varietà vastissima sia di quelli secchi che di quelli freschi. Noi li andiamo a mettere in ammollo, questa è acqua tiepida, per qualche minuto. Andiamo a preparare le nostre erbe aromatiche. Noi abbiamo messo il rosmarino, un pochino di alloro, ne metteremo una sola foglia, del timo e della salvia. Come vedete le erbette sono un pochino secche, le abbiamo lasciate asciugare un paio di giorni. Volendo potete mettere altre erbe aromatiche, quelle che vi piacciono di più o dei mix già pronti. Andiamo a mettere quindi in una ciotola tutti quanti i nostri ingredienti. Mettiamo le verdure cotte, i pomodori secchi scolati, i funghi secchi che abbiamo sciacquato e strizzato bene, il sale, il trito di erbe aromatiche e vado ad aggiungere anche un pochino di aglio in polvere che ci sta molto molto bene. E adesso non ci rimane che frullare tutto quanto con il frullatore ad immersione. Questa è la consistenza che dovrete ottenere, quindi vedete è diventato un bel composto omogeneo e liscio. Poi ovviamente se vedete i pezzettini di erbe aromatiche non c'è bisogno che sia completamente omogeneizzato, ecco, così è perfetto e va benissimo. È un peccato che non riusciate a sentire il profumo perché è davvero molto intenso e buonissimo. Noi lo andiamo a porzionare in questo contenitore in silicone, questo è quello per il ghiaccio e come vedete ha tutti questi cubetti molto carini ed è perfetto. Se volete vi lasciamo qualche link per acquistarlo su Amazon, ce ne sono davvero tantissimi. Quindi andiamo a mettere dentro un pochino di impasto e lo spingiamo dentro i cubetti. Ed ecco qua il risultato, come vedete viene davvero molto carino, molto preciso e ci si mette un attimo a riempire tutti quanti i cubetti. Se non avete uno stampo in silicone potete prendere una terrina, una teglia e ricoprirla con della pellicola. Quindi ci versiamo dentro il dado e lo spalmiamo in uno strato sottile, anche qua cercando di livellarlo bene, fare una superficie quanto più omogenea. A questo punto siamo pronti per mettere tutto in congelatore. Il nostro dado è pronto, come vedete è congelato e i cubetti sono perfetti. Devo dire che nello stampino in silicone è anche pratico tenerlo così, quindi togliere il cubetto in questo modo quando vi serve. Quindi io lo lascerò direttamente così in congelatore, ma se volete potete anche togliere i cubetti e metterli in una sacchetta. Per quanto riguarda invece quello nella teglia, possiamo togliere la pellicola e lo andiamo a tagliare con un coltello.
E questo è il risultato. Anche in questo caso potete conservare i vostri cubetti in un sacchettino oppure in un barattolo, sempre in congelatore. Io lo andrò a conservare in un contenitore di quelli in plastica, come quello dell'IKEA, metto sempre un pochino di carta forno sul fondo. Un'altra idea per conservare il nostro dado è quello di andare ad inserire tutto quanto in piccoli contenitori. Tutto il sale che è contenuto nel composto impedirà di far diventare il dado durissimo, quindi non si congelerà mai del tutto. E in questo modo, aiutandoci magari con un coltello o una forchetta, possiamo prelevarne un pochino e andarlo ad inserire nelle nostre ricette. Come avete visto, è davvero semplice, semplice, semplice preparare del dado da poter conservare poi in freezer. È una ricetta che vi porterà via pochissimi minuti, che poi però nella vita quotidiana di tutti i giorni apprezzerete tantissimo, perché è in grado di dare ai piatti un ottimo sapore e un ottimo aroma. Quindi mi raccomando, provatela e poi fateci sapere. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!